Carlo, qual è la grande differenza tra il pilota professionista e l'amatore? Sicuramente nella frenata l'amatore tenderà a fare una frenata importante da dritto, ma poi rilascia i freni e inserisce, mentre la differenza grossa che fa il pilota sull'uptime è che porta la frenata fino a centro curva e quindi questo gli permette di frenare più tardi. Ma questa sappiamo che è una manovra molto ostica, soprattutto per chi è all'inizio dell'esperienza in pista. Con l'ABS 1 Only Front Cornering, la nostra Panigale V4 aiuterà il pilota amatore ad esprimersi e a performare in questa manovra. Perché, descriviamola un attimo, il pilota inizia a frenare forte da dritto e poi continua a frenare rilasciando progressivamente il freno fino a centro curva, il punto in cui va a toccare a terra con il ginocchio. In questo caso questa manovra richiede grande sensibilità, perché devo inclinare la moto e rilasciare il freno gradualmente. Con l'ABS Only Front Cornering della nostra Panigale V4 avremo una sorta di rete di sicurezza che ci permetterà anche di esagerare, anche di fare qualche errore nella gestione della pressione, e il sistema taglierà e manterrà il veicolo sempre stabile. Quindi chiunque potrà cercare di frenare fino a centro curva con il freno in mano e il sistema lo terrà in piedi. Quindi questo è veramente un grosso passo avanti in termini di sicurezza e di performance per tutti. E il beneficio, soprattutto, come giustamente dicevi, riuscendo a portare pressione fino al centro curva, è quello di avere la moto col carico all'anteriore corretto, bilanciato nelle nostre prove di setup e con la giusta posizione e distribuzione di peso. Questo sicuramente prepara bene tutta la fase di inserimento e consente di chiudere meglio la linea in uscita. Infatti, perché quando entro frenato l'anteriore è schiacciato e quindi avremo una sorta di avancorsa dinamica diversa, quindi la moto sarà molto più agile e chiuderà molto meglio la linea con il freno in mano, e questo è un altro trick che diamo ai nostri appassionati.